Amici sportivi e appassionati di calcio, buon pomeriggio da Andrea Liotta, dai microfoni di Sportme, pronti per raccontarvi qui dal Sorbello Stadium la sfida valida per la quarta giornata del campionato di seconda categoria. Si affrontano Virtus Messina e Fiamma Antillo, formazioni alla ricerca di un riscatto rispetto all'ultimo turno di campionato. Fischietto in bocca, tutto pronto, partiti! Riparte da dietro, Santoro alza la testa, pallone in profondità, occhio al liscio e rotella, porta in vantaggio la Virtus Messina. Clamoroso errore difensivo da parte di Lo Schiavo, ne approfitta il numero 11 della Virtus che è già in vantaggio 1-0. C'è un grappolo di uomini in area di rigore, eccolo il traversone sul secondo palo, deviazione fondamentale di un difensore o forse quella di Scarfì, 5 in totale, tiri dalla bandierina, sceglie la battuta corta per Gentiluomo che la rimette in mezzo palo, clamoroso, sembrava un traversone che viaggiava verso rotella, non è verso il centro, Imbesi smanaccia e allontana. È arrivato un fischio anche da parte del direttore di gara per un intervento falloso. Lancio dentro di Sandi. Buongiorno. Occhio all'errore! Per poco non ne approfitta Iera, ma ancora insiste. Rotella, scontro con Buongiorno che vince il contrasto. Si salva in questo caso ancora una volta Antillo. Pronti per raccontarvi il secondo tempo di Virtus Messina, Fiamma Antillo. Rilancio lungo, Cucinotta, c'è Mastroeni a disturbare, ma poi Aguilera, controllo, destro da fuori, improvviso, grande idea, aveva impattato anche bene sul pallone. A volte sembra una partita rugbistica, soprattutto queste continue rimesse laterali, intanto Mastroeni si libera per il destro, prova, Imbesi sicuro, la blocca in due tempi, gancio così e così, allora costretto a giocare dietro per il Napolitano che lavora di suola, ancora Rotella in mezzo, Aguilera anticipato, poi arriva Gentiluomo e la spara altissima, invitante onestamente quello di Rotella, infatti è rimasta a terra Aguilera, occhio a Sturiale di testa dall'altra parte, c'è Buongiorno, chiuso Sturiale, schiaccia troppo il mancino, pallone che finisce a lato, Aguilera che è rimasto terra prima in uno scontro probabilmente infortunato, al suo posto Salvatore Nizzari, questa ripresa sembra essere attentissimo, tanto Napolitano, occhio che prova a giro, a terra sicuro Cardone, è l'autore del gol Rotella, tra gli applausi partono prima di tutto dalla panchina, poi anche negli spalti, uno dei migliori in campo, al suo posto dovrebbe essere entrato Danny Grillo. Siamo arrivati ormai quasi alla mezz'ora della ripresa, palla dentro, Cucinotta, destra e rete! Cucinotta raddoppia all'improvviso per la Virtus Messina, esattamente al minuto 30 nel corso della ripresa. Esce dopo una buona prova Napolitano con il numero 19, al suo posto entra il numero 14 Forganni. Cile stavolta è l'autore del secondo gol, Cucinotta, sentite gli applausi del pubblico, al suo posto entra Ruffo, tanto altro cambio nelle file della Virtus, tra gli applausi esce il numero 2 Gentiluomo, al suo posto fa il suo ingresso in campo Stroncone, poi c'è Forganni che prova a rientrare, chiuso, ancora il pallone dentro per Forganni, destro, rete! Forganni mette il punto esclamativo sulla partita, ci ha creduto e trova la rete del 3-0. Ad evitare il peggio la squadra di Antillo ed ecco che arriva il triplice, fischio di chiusura del direttore di gara, vince la Virtus Messina, vince e convince per 3-0 sulla Fiamma Antillo, da Andrea Liotta e dai microfoni di Sportme è tutto amici, alla prossima!